Benvenuti cari amici su Underground Sea. Questa volta vi presentiamo un archetipo nel pauper basato su una tipologia di carte che non trova spesso impiego nel formato, al netto di qualche eccezione, gli incantesimi. Non stiamo però trattando di una lista aura classica, piuttosto su un mazzo che punta a controllare il board, usando come finisher una delle carte più particolari del formato, grazie a un ruling all style che lo rende molto interessante tra le comuni, Pestilence. Prenderemo in esame una lista che ha ottenuto un recente piazzamento a una Power League, per poi spaziare su qualche variazione sul tema, recuperando informazioni da altri deck builder che utilizzano di tanto in tanto questo curioso archetipo. Questa volta vi parleremo di Azban Enchantress. Una delle strategie dell'archetipo è quella di fare card advantage, sfruttando vari strumenti, e uno di questi è Elliot's Pilgrim, in 4x, unica creatura del mazzo, ma ottimo tutore di aure, oltre che creatura sacrificabile nel caso il nostro avversario ci aggredisse in fretta. Anche tra le magie classiche ci sono poche carte specifiche. Un Gunshot, utile per sorprendere un avversario che magari prova a scombare con Tyler Stribe, e ben 4 Crucifixing Sign, un perfetto strumento di card advantage che ci permette di recuperare fino a 3 incantesimi tra le 6 prime carte del Grimorio. Il meglio che il formato possa offrirci per trovare i pezzi fondamentali per la nostra strategia. Ora passiamo al core del mazzo, suddiviso in 3 grosse categorie: Incantaterre, aure per bloccare i permanenti avversari e finisher, con qualche tech particolare scovata tra i cimeli del passato. Analizzando gli incantaterre, troviamo 4 Abundant Grove, 3 Fertile Ground e un Trace of Abundance, tutte in grado di fornirci mana aggiuntivo del colore desiderato, così da accelerare il nostro mazzo e da darci, quando sarà utile, tutto il mana nero necessario per le nostre Pestilence. Passiamo ora alle carte pensate per bloccare i permanenti avversari, iniziando con quelle più conosciute nel formato: Journey to Nowhere in 4x per le creature e Oblivion Ring in 3x che va a coprire tutti i permanenti non terra. A questi pali si aggiungono 3 Kirtas Desire, un Crystallization e un Obol, per un totale di 12 carte pensate per incatenare l'azione avversaria, rendendo inoffensive le minacce più pericolose. Ora è la volta della nostra carta principe, Pestilence in 4x. Pensata appositamente per infliggere danni a tutti, creature comprese, punendo qualsiasi azione agro, trasformandosi in una chiusura lenta e inesorabile. Purtroppo Pestilence colpisce anche noi e potrebbe diventare un problema per i nostri preziosi punti vita, ma abbiamo più di un modo per cortocircuitarne il suo effetto. Una prima carta è Quiet Disrepair, presente in 4x, utile strumento per rimuovere artefatti o incantesimi fastidiosi, ma soprattutto motore di life gain costante, necessario per superare il drawback di Pestilence. Un'altra opzione è data 2 Protective Sphere, un'altra carta della vecchia guardia che ci permette di inibire buona parte dei danni provenienti da una fonte per un mana dello stesso colore e un punto vita. Uno strano metodo per subire meno danni da un avversario, anche grazie ai nostri incantaterra, o a una Pestilence caricato a dovere, permettendoci di subire meno danni rispetto al nostro avversario. Insomma, un piano d'azione articolato, ma allo stesso tempo solido nella sua realizzazione, anche grazie ai molti strumenti utili per pescare sempre carte nuove. Trovandoci di fronte a un archetipo basato su 3 colori, che sfrutta pesantemente strumenti per ottenere mana colorato, abbiamo la necessità di scelte adatte a garantire land drop costanti, senza troppo preoccuparci di quello che abbiamo in campo. Utilizzeremo 4 Blossoming Sands, 4 Jungle Hollow e 4 Scored Barrens, in pratica tutte le gain land dei colori Abzan, con l'intento di avere, oltre a un buon numero di terre a base verde, il life gain per reggere i primi turni di gioco. Inseriremo poi 7 foreste e una pianura, vista la necessità di utilizzare i nostri incantaterra a base verde sin dai primi turni di gioco, in modo da accelerare la nostra azione e garantirci il mana colorato per Pestilence. Infine inseriamo una Unknown Source, in modo da stabilizzare il mana colorato qualora fossimo a corto di incantaterra o di colori specifici per le nostre spell bicolore. Siamo di fronte a un archetipo inusuale, che punta al lock del nostro avversario per poi finirlo con le nostre Pestilence, con un'azione non certo rapida, ma protetta dalla tipologia stessa dei permanenti che andremo a utilizzare. Puntare sugli incantesimi presenta qualche vantaggio, ma anche una criticità verso archetipi che hanno accesso solitamente di side a carte come Serenheart, o in generale tutto quello che è in grado di distruggere più permanenti per volta. Ecco perché di side andremo a inserire carte specifiche per proteggerci da questa evenienza, con 3 Dures e 2 Spell Pierce, carte flessibili e polivalenti, utilizzabili anche in altri contesti in cui abbiamo bisogno di proteggere la nostra azione. Verso archetipi lenti, che non hanno molte armi contro creature di grosse dimensioni, possiamo inserire 4 Harland Gnarling, che grazie a tutti i nostri incantesimi in campo diventerà ben presto un bittante enorme.
Abbiamo l'onnipresente Relicum Progenitus in 2x per risolvere tutti i problemi derivanti dai cimiteri, soprattutto verso archetipi che accelerano la loro azione grazie alla meccanica Delve. Verso chi invece non usa il cimitero, due Curse of a Bloody Tome sono un'ottima aggiunta, in particolare se sappiamo che erodere i punti vita avversari risulterebbe una partita persa in partenza. Resta ancora spazio per un Gunshot e un Protecting Sphere per aumentare le copie già presenti di main, qualora il nostro avversario patisca maggiormente l'azione di queste carte particolari. Ci troviamo di fronte a un archetipo poco utilizzato, almeno su MTGO, ma che può offrire una buona base di incantesimi su cui spaziare per adattarsi al meta locale, oltre ad avere virtualmente accesso a tutti i colori del formato. Una possibile aggiunta arriva da Recumbent Fleece, un'aura che oltre a bloccare una creatura, ci offre un punto vita aggiuntivo ad ogni Occhitler, offrendoci un ulteriore riparo dai Barn Deck. Con simili finalità potremo utilizzare Five Fetters, che oltre a donarci 4 punti vita, ci permette di bloccare un permanente bersaglio, disattivando tutte le sue abilità, tranne quelle di mana, un utile strumento per gli innatesimi avversari. Se vogliamo essere più proattivi, potremmo utilizzare il Daring Light, che ci permette di counterare buona parte delle mestizie del formato, oltre a rimpiazzarsi, un plus non da sottovalutare in un archetipo come questo. Infine, possiamo introdurre Castigate nella nostra side, così da avere uno strumento versatile per rimuovere dalle mani avversari quel permanente o quella magia che potrebbero sconfiggerci prima del tempo, lasciando il nostro nemico senza risposta. Direi che questo è tutto per questo archetipo. Spero che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di mettere mi piace, mi raccomando. Se poi avete dei suggerimenti o volete un nuovo video su un altro mazzo Pauper, potete scriverlo qui sotto, tra i commenti. Noi saremo ben lieti di condurvi nel mare oscuro dei formati poco noti, per darvi nuovi spunti, nuove strategie su cui basare le vostre future partite. Ci si rivede presto qui, su Underground Sea. Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.